I giovani hanno sempre tanta fretta ad andare a fare l'amore. Va tanto per le spicce sto brancare tutto quello che gli danno da credere per divertirsi, che non stanno a guardare per il sottile in fatto di sensazioni. Sono un po' come quei viaggiatori che s'abboffano di tutto quel che trovano al buffet tra due colpi di fischietto, purché ai giovani gli forniscono anche quelle due o tre strofette che servono a tirar su la conversazione per scopare. Tanto basta ed eccoli tutti felici. Sono contenti facile i giovani, godono come vogliono, tanto per cominciare, proprio vero. Tutta la giovinezza va a sfociare su una spiaggia bellissima, in riva all'acqua, dove tutte le donne hanno l'aria di essere finalmente libere, dove sono così belle da non avere nemmeno più bisogno della menzogna dei nostri sogni. Allora certo, una volta che viene l'inverno, è dura rientrare, dirsi che è finita, ammetterlo. Si resterebbe lo stesso lì, nel freddo, nell'età, si spera ancora. Si può capire, siamo ignobili. Non bisogna dar la colpa a nessuno. Godere ed essere felici, anzitutto, è quel che penso. E poi, quando cominciamo a nasconderci agli altri, è segno che abbiamo paura di divertirci con loro. È una malattia a sé. Bisognerebbe sapere perché ci ostiniamo a non guarire dalla solitudine. Un altro tipo che avevo incontrato durante la guerra all'ospedale, un caporale, me ne aveva proprio parlato un po' di quei sentimenti. Peccato che non l'ho mai più rivisto, sto ragazzo. La terra è morta, mi aveva spiegato lui. Non siamo altro che dei vermi in piedi, noi altri. Dei vermi sul nostro schifo di grosso cadavere, a mangiargli tutto il tempo le trippe e i veleni che fa. Niente da fare con noi altri, siamo tutti merci dalla nascita. Ecco tutto. Ciò non toglie che hanno dovuto trascinarlo una sera a tutta velocità dalla parte dei bastioni, il pensatore. È la prova che era ancora buono per farne un fucilato. C'erano perfino due carambe a trascinarlo, uno grande e uno piccolo. Me ne ricordo bene. Un anarchico, hanno detto di lui al consiglio di guerra. Dopo anni, quando ci ripensi, capita che vorremmo proprio acchiapparle le parole che ha detto certa gente. E la gente stessa, per chiedergli quello che hanno voluto dirci. Ma se ne sono proprio andati. Non avevamo abbastanza istruzione per capirli. Vorremmo sapere così se hanno cambiato idea, alle volte. Ma è davvero troppo tardi. È finita. Nessuno sa più niente di loro. Bisogna allora continuare la strada da soli nella notte. Abbiamo perso i veri compagni. Noi abbiamo fatto la sola domanda giusta, quella vera, quando c'era tempo. Al loro fianco non lo sapevamo, uomo perduto. Siamo sempre in ritardo, fin dal primo istante. Tutto questo sono rimpianti che non fanno bollire la pentola. Alla fine, fortuna è che il Don Protiste almeno è venuto un bel mattino a dividere l'abbuono fra noi. Quello che ci veniva dall'affare della grotta di Madre Henruil, ci contavo neanche più sul prete. Era come se mi cadesse dal cielo. 1.500 franchi che toccavano a ognuno. Al tempo stesso portava buone notizie di Robinson. Gli occhi, a quanto sembrava, andavano molto meglio. Non suppuravano nemmeno più le palpebre. E tutti laggiù mi reclamavano. Avevo promesso d'altra parte di andare a trovarli. Lo stesso protista insisteva. Da quel che mi raccontò ancora, ho capito che Robinson doveva sposarsi tra poco con la figlia del negoziante di ceri della chiesa Franco della Grotta, quella da cui dipendevano le mummie della vecchia Henry. Era quasi fatto, sto matrimonio. Per forza, tutto quello ci portò a parlare un po' del decesso del signor Henry. Ma senza insistere, la conversazione tornò più piacevolmente sull'avvenire di Robinson e poi su quella stessa città di Tolosa, che non conoscevo per niente e di cui Grappa mi aveva parlato una volta, e poi sul tipo di commercio che facevano laggiù tutti e due con la vecchia, e infine sulla ragazza che stava per sposare Robinson, un po' su tutti gli argomenti, insomma, e a proposito di tutto chiacchierammo. 1.500 franchi, questo mi rendeva indulgente. E per così dire ottimista. Trovavo tutti i progetti che mi riportava da Robinson assolutamente saggi, sensati e giudiziosi e adattissimi alle circostanze. Se
Sta cosa si sarebbe sistemata, almeno credevo. E poi ci mettemmo a discorrere sull'età col prete. Avevamo, lui ed io, passato la trentina da un pezzo. S'allontanavano nel passato i nostri 30 anni su rive coriacee e a malapena rimpiante. Non valeva nemmeno la pena di girarsi a guardarle le rive. Non avevamo perduto granché invecchiando. Bisognava essere proprio meschini, dopo tutto, concludevo io, per rimpiangere un anno piuttosto che un altro. Possiamo invecchiare con entusiasmo noi altri, reverendo, perfino con decisione. Era tanto divertente ieri. E l'anno prima, come lo trovava? Rimpiangere cosa? Glielo chiedo, la gioventù? Non ce l'abbiamo avuta noi altri, la gioventù. È vero che ringiovaniscono piuttosto dentro, man mano che vanno avanti i poveri. E verso la fine si hanno cercato di perdere per strada tutte le menzogne e la paura e l'ignobile voluttà d'obbedire che gli hanno dato alla nascita, sono insomma meno spregevoli che all'inizio. Il resto di quel che esiste sulla terra non fa per loro, non li riguarda. Il compito che hanno, l'unico, è svuotarsi della loro obbedienza, vomitarla. Se ci sono arrivati prima di crepare del tutto, allora possono vantarsi di non aver vissuto per niente. Ero decisamente in vena. I 1.000 e passa franchi mi titillavano l'estro. Continuai. La vera giovinezza, la sola, reverendo, è amare tutti senza distinzione. Solo questo è vero. Solo questo è giovane e nuovo. Ebbè, lei ne conosce molti, lei, reverendo, di giovani che siano messi così. Io non ne conosco affatto. Dappertutto non vedo altro che delle nere e vecchie corbellerie che fermentano in corpi più o meno freschi, e più fermentano ste schifezze, e più i giovani si sconvolgono, e più si convincono allora ad essere straordinariamente giovani. Ma niente è vero, sono fregnacce. Sono soltanto giovani come possono esserlo dei foruncoli per il pus che gli fa male dentro e li gonfia. Lo imbarazzava Protiste che gli parlava a sto modo. Per non irritarlo oltre cambiai discorso, soprattutto perché era stato accomodante con me, perfino provvidenziale. È molto difficile trattenersi da ritornare su un tema che ti tormenta quanto quello tormentava me. Sei oppresso dalle faccende della tua vita intera quando vivi solo, ne esci degradato. Per sbarazzartene cerchi di rifilarne un po' a tutti quelli che ti vengono a trovare e questo li annoia. L'essere soli e allenarsi a morire. Bisognerà morire, gli dico ancora io, più lussuosamente di un cane. E ci metteremo 1.000 minuti a crepare, e ogni minuto sarà comunque nuovo e abbastanza carico d'angoscia da farci dimenticare 1.000 volte tutto il piacere che avevamo potuto avere a fare all'amore nei 1.000 anni precedenti. La felicità in terra sarebbe morire con piacere nel piacere. E resta niente di niente. È paura che non osi confessare. È arte. Protiste, a sentirmi divagare a quel modo, si è pensato che di sicuro mi ero ammalato di nuovo. Forse aveva ragione lui e io avevo torto marcio in tutto. Nel mio ritiro, intento a cercare una punizione per l'egoismo universale, mi facevo delle vere seghe mentali. Andavo a cercare, fin nel nulla, la punizione. Ci si diverte come si può, quando le occasioni di uscire diventano rare per via dei soldi che mancano, e ancor più rare le occasioni di uscire da se stessi e scopare. Ammetto che non avevo nessun motivo per tormentarlo, Protiste, con la mia filosofia contraria alle sue convinzioni religiose, ma bisogna pur dire che aveva comunque in tutta la sua persona una piccola sporca inclinazione alla superiorità che dava sui nervi a parecchia gente. Dalle idee che lui aveva, tutti gli umani stavano in una specie di sala d'attesa dell'eternità sulla Terra con dei numeri. Il suo numero di sicuro eccellente per il paradiso. Del resto se ne fotteva. Convinzioni del genere sono insopportabili. Per contro, quando lui mi offrì la sera stessa ad anticiparmi la somma che ci voleva per il viaggio a Tolosa, smisi completamente di importunarlo e di contraddirlo. Lo spago di dover ritrovare Tania al Taraput col suo fantasma mi fece accettare l'invito senza discutere oltre. Sempre una o due settimane di bella vita, dicevo io. Il diavolo possiede tutti i trucchi per tentarvi. Si finirà mai di conoscerli.
Se si vivesse abbastanza a lungo, non si saprebbe più dove andare per ricominciare con la felicità. Ne verrebbero messi dappertutto di aborti di felicità, a puzzare in ogni angolo della terra, e non si potrebbe nemmeno più respirare. Quelli che stanno nei musei, i veri aborti, c'è gente che sta male solo a vederli, pronta a vomitare. Anche i tentativi schifosi che facciamo noi per essere felici. Ad ammalarsi tanto vanno a ramengo e molto prima di morire per davvero. Non la finiremmo di consumarci se non li dimenticassimo, senza contare la pena che ci siamo dati per arrivare dove siamo, per rendere eccitanti le nostre speranze, quelle degenerate delle nostre felicità, i nostri fervori, le nostre menzogne. Ne vuoi? Eccole. E i nostri soldi allora, e ancora le belle maniere da metterci insieme, e l'eternità quanta se ne vuole. E le cose che ci siamo fatti giurare, e hanno giurato, e che abbiamo creduto che gli altri non avessero mai detto né giurato, prima che ci riempissero lo spirito alla bocca, e profumi e carezze e mimiche, di tutto insomma, per finire che nascondiamo tutto quello finché si può, per non parlarne più dalla vergogna e dalla paura che ci torni su come un vomito. Non è dunque l'accanimento che ci manca a noi, no. È piuttosto lo stare nella vera strada che porta alla morte tranquilla. Andare a Tolosa era insomma anche una stupidaggine. A ripensarci lo sospettavo proprio. Non ho dunque avuto scuse. Ma a seguire Robinson a sto modo, in mezzo alle avventure, avevo perso il gusto degli affari loschi. Già a New York, quando non potevo più dormire, aveva cominciato a torturarmi il sapere che avrei potuto accompagnarlo più lontano ancora. E anche più in là, Robinson. Sprofondi all'inizio, ti spaventi nella notte, ma vuoi capire lo stesso e allora non lasci più l'abisso. Ma ci sono troppe cose da capire nello stesso tempo. La vita è davvero troppo corta. Uno non vorrebbe fare ingiustizia a nessuno. Uno ha degli scrupoli, esita a giudicare tutto in un colpo solo e ha soprattutto paura di dover morire mentre è lì che esita, perché allora sarebbe venuto sulla terra proprio per niente. Il peggio del peggio. Bisogna affrettarsi, non bisogna perdere la propria morte. La malattia, la miseria che ti disperde le ore, gli anni, l'insonnia che ti imbratta di grigie giornate. Settimane intere, il cancro, che è già forse lì che ti sale, meticoloso e sanguinante dal retto. Non avremo mai il tempo, stiamo a dirci, senza contare la guerra sempre pronta, anche lei, nella noia criminale degli uomini a venire fuori dalla cantina dove si rinchiudono i poveri. Se ne uccidono abbastanza di poveri, non è sicuro. Che domanda è? Bisognerebbe forse sgozzare tutti quelli che non capiscono? Che ne nascano altri di nuovi poveri? È sempre così, fino a che ne arrivino di quelli che stanno allo scherzo, fino in fondo, come si falciano i prati, fino al momento in cui l'erba è veramente quella giusta, quella tenera. Sbarcato a Tolosa mi trovavo davanti alla stazione, un po' incerto, una birretta al buffet ed eccomi comunque a passeggio per le strade. Che bello le città sconosciute. È il momento e il posto in cui puoi supporre che le persone che incontri sono tutte gentili. Tuttavia, passata una certa età, a meno di solide ragioni familiari, uno ha l'aria come parapin di andare a caccia di ragazzine ai giardini pubblici. Bisogna stare attenti. Meglio il pasticcere, che sta appena prima di passare l'inferriata del giardino, il benegozio dell'angolo leccato come la scenografia di un casino con gli uccellini che costellano gli specchi a grosse scanalature. Ti si sorprende a sbaffare praline all'infinito per il gioco dei riflessi.